Una città che custodisce con orgoglio 8 monumenti, è entrata a far parte del patrimonio mondiale tutelato dall'UNESCO. Non poteva continuare ad accontentarsi di guardare con nostalgico autocompiacimento i suoi tesori paleocristiani bizantini, miracolosamente sopravvissuti alla grande stagione di Ravenna capitale. Doveva prima o poi accorgersi che il suo ruolo di stimolo culturale non meritava di rimanere pigramente ancorato alle pur preziosissime testimonianze che riempiono i primi capitoli di ogni manuale di storia dell'arte tardo-romana e alto-medievale. Facendo tesoro del proprio passato e della felice catena di circostanze che gli hanno consentito di conservare legami fecondi con la propria ultramillenaria tradizione musiva, Ravenna si è finalmente accorta di possedere le energie culturali necessarie per ritagliarsi uno spazio nuovo e fecondo anche nel panorama della cultura artistica contemporanea, non solo nazionale. Col consenso unanime della rappresentanza istituzionale cittadina, pochi mesi fa è maturata così la decisione del Comune di creare l'istituzione Museo d'Arte della città, affidandole il compito di rilanciare una sede prestigiosa come la Longetta Lombardesca, la più importante e suggestiva testimonianza cittadina di età rinascimentale. La mostra preparata ora con esemplare scrupolo filologico dal curatore Claudio Spadoni e dal comitato scientifico per consentire una rilettura delle opere e degli artisti che sollecitarono le riflessioni di Roberto Longhi,